non c'è Romulo, c'è cioè giocatori che hanno fatto la storia, diciamo così, del Verona dello scorso campionato. Torino e Cagliari che si sono invece, tra virgolette, ovviamente accordate, tra virgolette, si sono accordate con un bel pareggio che regala un punto alla squadra di Zola e un punto alla squadra di Ventura. Una partita, non lo so, abbastanza, diciamo così, monotona, in cui le due squadre comunque si sono equivalte, si sono comunque battute alla stessa maniera, con a pari armi, diciamo così, si sono equivalse e quindi alla fine è spuntato fuori soltanto il talento di questo ottimo giocatore che è Don Sa, che ha fatto tra l'altro un bel gol del Cagliari. Comunque, ora non ricordo come è andato a finire precisamente il risultato la scorsa settimana dell'Athletic, però comunque si sta giocando la semifinale di Coppa del Re in Spagna, quindi sicuramente è una squadra pericolosa, anche se in campionato fa pochi punti, però sai, cioè, le squadre spagnole, poi è una squadra prettamente fatta di baschi, quindi della regione basca della Spagna, talenti che sfornano loro, quindi sai, ad esempio Muniain, che è considerato il nuovo Messi, Aduriz e vari giocatori che non sono davvero niente male. Per quanto riguarda invece Udinese Lazio, Lazio che vabbè, con un rigore dubbio, però lasciamo stare poi comunque tutti i particolari. Vince 1-0 sull'Udinese. Udinese che ha vinto, cioè non ha vinto, anzi ha pareggiato con la Juventus. Poi però con Napoli e Lazio non ha fatto le stesse prestazioni, raccogliendo 0 punti tra Napoli e proprio ieri con Lazio. Comunque a 37 anni che è ancora decisivo per l'Udinese.
Benissimo. Vabbè, sì, peccato, però comunque prima o poi anche lui dovrà finire. E voglio proprio vedere quando questi campioni se ne andranno, i pochi che rimangono della Serie A. Voglio vedere proprio in che in quale squallore cadremo. Allora, proprio per Fiorentina-Sassuolo, Sassuolo-Fiorentina, e per Palermo-Napoli. Ti chiedo un'opinione, un Palermo che a tratti sembrava il Real Madrid, con Dybala, Vasquez, davvero degli ottimi campioni. E poi questa Fiorentina in cui spunta questo Salah che si mette in mostra e Babacar riesce a, con una bella doppietta a firmare la partita. Vai. Cerebrale no, perché sennò verrebbe giù Speriamo un malato come lui. no, speriamo di no. Speriamo di no. Speriamo di no, perché guarda, ce ne avanza già uno e già non comprendo come sia arrivato a grandi livelli questo personaggio. Comunque, a prescindere da quello, che sono poi man mano gli estimatori di Balotelli, comunque questo Babacar è veramente un buonissimo giocatore dai tempi non sospetti. L'ho visto a Modena anche a giocare, è cresciuto con Novellino che è un estimatore dei giocatori e dei fattori sui giovani. Una Fiorentina che probabilmente ha fatto veramente un bel mercato con Salah, Diamanti e Girardino, comunque e anche altri che comunque sono arrivati. In comprensibile probabilmente la scelta del portiere, di non prendere un portiere di livello quando ce n'è uno che non gioca, che era messo, e forse probabilmente era quello, però i risultati danno ragione per adesso Montella e speriamo che vada avanti così, perché è una bella realtà, sicuramente è una bella società con un tecnico che sa far giocare. All'altra parte il Sassuolo non mi aspetto niente di particolare, nel senso che il Sassuolo noi lo sappiamo. È guidato da un tecnico interessante, è un bel ambiente per i giovani, insomma, è andata male, però ci sta, ecco, ci sta a perdere con la Fiorentina e con Sassuolo. Palermo-Napoli, che c'è da dire? Palermo che veramente a tratti, ho visto le immagini, sembrava il Barcellona degli extraterrestri, c'ha un Dybala, un Vasquez che giocano molto bene, Vasquez addirittura è in clima nazionale, spero di no perché sono contrario io ai loro aiuti, poi però può essere venduto come Dybala, sono due grandissimi giocatori e si vede. Napoli, io non so che cosa ne pensi tu, ma Napoli qui non è da mentalità da secondo posto e ha delle lacune, ecco, grosse anche. Sì. Lo dimostra partita dopo partita. Veramente lasciata troppi punti per la via, per poi comunque andare a lottare per lo scudetto. Cioè, Benitez direi che può fare tutte le polemiche che vuole quando succedono degli episodi a sfavore del Napoli, però poi alla fine si conferma il Napoli comunque una squadra che non può alla fine attaccarsi a questi episodi, visto proprio la poca concretezza, la poca comunque puntualità di fare punti contro queste squadre che poi sono i punti che servono e che sono i più importanti per vincere uno scudetto. Allora, ho lasciato proprio le due milanesi in chiusura proprio di questa analisi della 23esima giornata, Atalanta-Inter 1-4 e Milan-Empoli 1-1, proprio perché le milanesi c'è sempre tanto da dire. Questa volta però c'è qualcosa da dire in positivo per l'Inter. 4 gol, Guarin ritrovato, Shaqiri sul rigore. Palacio che pur con fortuna comunque segna, e un'Atalanta che è un po' allo sbando. L'unica cosa buona è proprio il gol di Morales. Anche
fare un approfondimento maggiore. Ho visto sicuramente una quadratura maggiore dopo un periodo di appannamento normale, ci tengo a sottolineare normale, perché quando arriva un nuovo tecnico non è che dall'oggi domani si risolve tutto. Mancini ha lavorato col materiale umano che aveva, ora fa giocare Guarini dove doveva giocare, quindi insieme al lato destro del centrocampo a Rombo, quindi come sulla fascia destra, dove al Porto ha giocato molto bene in quella posizione e continua a giocare bene, che ieri si è visto benissimo. Sacchini, abbiamo visto tutti che secondo me sta un po' tagliando, è un buonissimo giocatore. Pagato comunque, Uber ha pagato mi sembra dai 13-15 milioni, non ricordo, quindi tanti, quindi che deve giustificare il fatto che l'hai pagato. Poi Brozovic, io sono veramente rimasto molto sorpreso, ma io già conoscevo questo giocatore, però direi che è un punto imprescindibile della squadra. E Podolski invece forse è la nota negativa dell'Inter, del mercato, perché ancora fa fatica, però fondamentalmente ho visto una bella prestazione che sicuramente porta in positivo l'Europa League contro il Celtic, anche se il Celtic veramente è una bestia nera, perché lo sappiamo che in Europa è una bolgia, quindi probabilmente loro se la sono preparata meglio, anche perché il campionato scozzese, a parte il Celtic, non ci sono altre squadre di livello. Poi dall'altra parte l'Atalanta, cioè, non c'è da dire, si è trovata contro un Inter in forma, cosa poteva fare? Niente. Sì, beh, le varie squalifiche, vari infortunio, poi Pinilla che è stato comunque sarà squalificato per venerdì, quindi salterà la Juventus e poi le varie defezioni a livello di infortunio. Atalanta che non viaggia, cioè viaggia diciamo così a sprazzi, belle partite, poi vari spezzoni, comunque l'Inter alla fine. Quando l'Atalanta si è un po' addormentata, l'Inter ha colpito davvero concretamente. Infatti, è riuscita a infilare poi 4 gol, sfruttando molto bene le defezioni dell'Atalanta. Allora, per chiudere, invece, c'è il Milan, Milan-Empoli 1-1. A destro risponde ancora una volta Maccarone. E davvero, cioè, io a questo punto direi Sarri. L'allenatore dell'Empoli può tranquillamente stare su una panchina, ad esempio, proprio come il Milan, e farebbe sicuramente più una figura migliore di quella che fa Inzaghi. Ne perde 3, viene cacciato, ma manca su 100. E Sarri, secondo me, è un grande miracolo del calcio, perché a Empoli è un ambiente giusto per far crescere i giovani in tempi non sospetti, perché è da sempre così. E sicuramente l'Empoli sta giocando veramente bene, ha dei buonissimi giovani, dei buoni giocatori, c'ha Ruiz, insomma, e altri, comunque vale veramente la pena. In più c'ha le vecchie volpi Cavano, Mascheroni, comunque qualche golletto non lo possono fare. Ora Cavano forse in linea di dura, ma Mascheroni i suoi 6-7 gol li fa. D'altra parte in linea veramente che non riconosco, no? Perché è una società probabilmente allo sbando, con un allenatore che ha fatto meno punti di Allegri e di Fedor, che probabilmente è una cosa che non va, o è lui che è stato lanciato troppo presto nella mischia, un po' come Samaccioni, io credo quello, è assurdo. Poi hanno comprato dei rinforzi che, tralasciando forse il livello tecnico di qualcuno, ma comunque andavano abbastanza bene, insomma. Quindi il problema è probabilmente una serie di gestioni fatte in maniera errata, con l'altra pescare. Comunque qui tra un po' Inzaghi verrà cacciato, se non è adesso verrà cacciato giugno, quindi Ok, eh sì. non sa, è la fine. Sì. Poi comunque, cioè, io non lo caccerei a questo punto Inzaghi, perché sennò cioè, se il Milan caccia Inzaghi sono due stipendi da pagare, Inzaghi e Seedorf. E poi veramente, cioè, il Milan non farà. Cioè,
più niente a livello di mercato se si toglie anche Inzaghi, perché poi avrà Inzaghi, Seedorf e un altro allenatore, quindi tre stipendi da pagare.